Buongiorno, sono Paolo Roffia, docente di Cost Accounting e Reporti Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona. Sono il direttore del Master in Internal Auditing e Compliance di questa università. Il Master in Internal Auditing e Compliance giunge oggi alla 12ª edizione e costituisce un percorso formativo che ha avuto un inizio ben 16 anni fa e che oggi nel corso del tempo ha formato più di 300 persone che si sono avvicinate ai nostri temi e hanno via via poi da un punto di vista professionale avuto la possibilità di approfondire e mettere in pratica queste tematiche. L'Internal Auditing e la Compliance sono due temi rilevantissimi che oggi si vanno diffondendo per grado di utilizzo nelle medio-grandi imprese ma anche in attività collaterali e di supporto come possono essere gli studi professionali e le società di revisione. L'intento del Master, che grazie alla collaborazione con enti, aziende e società che ci hanno supportato nel corso degli anni legate al mondo dell'internal auditing e legate anche al tema della revisione, via via si è arricchito di docenti che nel corso del tempo forniscono a chi partecipa al nostro percorso una serie di tematiche, ma soprattutto di esperienze professionali e personali in grado di arricchire considerevolmente il bagaglio delle conoscenze delle persone che frequentano il nostro master. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina presso l'Università di Verona in Santa Marta, ma c'è la possibilità per chi si trova in location distanti dal nostro territorio di poter frequentare fino al 40% del nostro percorso in modalità e-learning, quindi a distanza. Dal punto di vista delle modalità formative, la didattica d'aula prevede incontri dove vengono affrontate le singole tematiche da un punto di vista teorico ma anche poi empirico, stimolando i partecipanti in project work di gruppo e anche in lavori individuali. Da questo punto di vista il nostro percorso prevede l'articolazione in moduli. Oggi sono presenti 15 moduli che spaziano dalla corporate governance e via via affrontano il tema dei soggetti dei controlli interni, toccano le tematiche degli audit ai singoli processi, spingendosi fino al controllo di gestione, al nuovo GDPR, ma anche a tecniche operative di audit attraverso tool e strumenti informatici, così da fornire al partecipante anche specifiche capacità di analisi, dati e reportistica sugli stessi. Da questo punto di vista, il nostro percorso ha raccolto nel corso del tempo un placement superiore al 90% e rivedere nel tempo persone a distanza di anni che hanno raggiunto posizioni professionali cospicue ci dà una garanzia della qualità del nostro lavoro, anche perché in tutto il nostro percorso formativo siamo costantemente aggiornati sulla professionalità del nostro percorso attraverso un monitoraggio continuo della qualità erogata sia dei docenti che anche dell'attività formativa raggiunta dai partecipanti. Per quanto attiene al percorso formativo, oltre alla didattica d'aula è previsto un internship nel quale il partecipante alla ricerca di un primo impiego trova collocazione presso un'azienda, uno studio professionale, una società in cui può applicare le conoscenze acquisite, oppure anche un percorso formativo interno per chi già lavora e oggi è alla ricerca del miglioramento professionale e personale delle competenze. Dal punto di vista delle agevolazioni, il nostro percorso prevede incentivi e supporti ad hoc sia per i neolaureati che anche per le aziende che possono sfruttare la possibilità dei fondi interprofessionali per questo tipo di accesso. Dal punto di vista di quelle che sono le collaborazioni con enti e aziende, nel corso degli anni si è arricchito il numero di soggetti che ha supportato questo master. Vi invio alle pagine del corso per quanto attiene la documentazione di chi ci supporta, delle aziende presso cui si possa fare stage, ma anche di quelle che sono le modalità di iscrizione con cui concretamente poter partecipare al percorso, percorso che ha una durata annuale e inizia nel mese di gennaio e termina nel mese di gennaio dell'anno successivo. Per qualsiasi contatto o ulteriore informazione potete visionare il sito e i contatti che sono in esso indicato e comunque trovarci all'edizione di Univerò presso la nostra università.